Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo con un nuovo video, questa volta di No Man's Sky. No Man's Sky è uscito già qualche anno fa e durante la sua uscita diciamo che è stato criticato abbastanza perché il gioco prometteva ben altro quando era stato pubblicizzato, mentre durante l'uscita mancavano parecchi componenti essenziali diciamo per il gioco, tra cui il multiplayer. Negli anni il gioco ha ricevuto parecchi aggiornamenti e oggi ha ricevuto il quarto aggiornamento e questo dovrebbe introdurre proprio il multiplayer. Naturalmente devo ricominciare il gioco perché oltre ad aver eliminato il gioco avevo eliminato anche i dati di salvataggio, ma pazienza, lo ricomincio da capo. Vediamo un po' che cosa è cambiato in questi anni e vediamo un po' quali sono le aggiunte. Ok, allora, l'inizio sembra essere lo stesso. Qua abbiamo la tuta che ci dice tutto il nostro equipaggiamento, come funziona, se funziona. Che tanto poi abbiamo tutto rotto sicuramente. Dovremo ripararci tutta la tuta, tutti i componenti. Nell'interfaccia sembrano non esserci novità. Oh, che bello! La modalità in terza persona subito in partenza. Oh, non bisogna neanche cambiare la visualizzazione, parte già così. Allora, boh, dai, 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 sono troppo carico. Andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato. Allora, intanto possiamo notare, come sempre, io ho un culo per i pianeti in No Man's Sky. Abbiamo cominciato adesso su un pianeta bollente. Ci sono 54 gradi e mezzo all'ombra, tipo. Ecco, le sentinelle già che mi stressano. Cambiamo zona, va, perché sennò come rompo una pietra queste qua mi picchiano. Va bene proteggere i pianeti, ma se non posso neanche raccogliere le pietre, cioè. Ah, ok, qua ci va il laser minerario più forte. Ecco, lo scanner da riparare. Ok, la polvere di ferro, quindi. La polvere di ferrite. Beh, penso che la diano le pietre, però. Eh sì, proprio le pietre. Non mi ricordo se c'era già durante gli ultimi aggiornamenti questa polvere di ferrite o se è nuova. Andiamo a ripararci un po' all'interno perché sennò tra un po' andiamo a fuoco insieme a tutta la tuta. Ah, tra l'altro all'ingresso della grotta c'erano pure delle tossine, quindi adesso le piante del sottosuolo producono delle tossine. Boh. Lo scanner è riparato, adesso possiamo scannerizzare la gente o le cose, forse è solo quello per i materiali. Sì, è quello per i materiali, vabbè, vabbè, possiamo scannerizzare i materiali, perfetto. Facciamo un saltino fuori, eccoci fuori. Allora, questa è una nuova aggiunta, le piantine che si possono raccogliere adesso daranno ossigeno utile per ricaricare la tuta e altre daranno il sodio. Queste invece servono per ricaricare lo strumento di riduzione rischi. Le piante come sempre ci daranno del carbonio utile per ricaricare le armi. E finalmente siamo alla nostra nave, come sempre distrutta, dovremmo ripararla dalla testa ai piedi. Evidentemente ci siamo schiantati sul pianeta, boh, non si è mai spiegata questa cosa. Ok, dopo
delle piccole finestre di dialogo che ci dicono che cosa fare, vediamo che la nave appunto è da riparare completamente. E allora andiamo a cercare i materiali. Ok, ci serve un sigillo ermetico. Che cos'è un sigillo ermetico? Boh. Cominciamo a mettere la placca metallica. E vediamo un po' il gioco che cosa ci dice. Ci darà qualche consiglio su questa placca ermetica. Materiale nuovo, mai visto. In sostanza, ragazzi, per chi non lo conoscesse, No Man's Sky è questo. Esplorare i pianeti, recuperare materiali, con quei materiali procurarsi, cioè creare degli oggetti, dei sistemi per la nave, nu nuovi motori, nuove armi, eccetera, eccetera. Viaggiare di pianeta in pianeta, di pianeta in pianeta, di pianeta in pianeta, col culo che ho io, sempre in pianeti, uno più brutto dell'altro, sempre più ostili, e arrivare al centro dell'universo. Cosa che io ancora non ho fatto. Allora, costruiamo questo affare qua. Vediamo un po'. Allora, ah, questo era quello che rilevava gli avamposti, le cose. Vabbè, qua inseriamo i dati di navigazione, l'unica cosa che ci fa fare. Scansiono le frequenze d'emergenza. Per forza. Tutto il resto, non ce lo fa fare. Ok, abbiamo il nostro obiettivo. Lassù. E allora direi che possiamo andarci. Up. Ci siamo quasi. Qua i sistemi di supporto vitale cominciano a dirmi che è ora di ricaricarli. Ma per adesso ricarico solo il laser. Se no non posso più prendere materiali. Ok, qua è completamente buio, si vede un'H, si può accendere la torcia di nuovo? Non mi ricordo neanche più come si fa ad accendere la torcia, forse hanno cambiato. Mi ha sorpreso una tempesta, naturalmente nel mezzo del viaggio. Teoricamente durante le tempeste bisognerebbe stare al riparo, ma qua non ci sono grotte, non ne vedo. Quindi inizierò a correre come un pirla, a cercare roba per farmi salire di nuovo l'ossigeno, per alzare lo scudo contro le intemperie, perché adesso ci sono 94 gradi, beh, mi sembra giusto. No, no, ma io iniziare su un pianeta normale proprio non ce la faccio, no. Sembra impossibile. Ah, ricarichiamoci lo scudo. Ricarichiamoci l'ossigeno. Ok, perfetto. Adesso stiamo bene. La tempesta è finita, siamo arrivati a destinazione. Eccola qua la torcia, almeno si vede qualcosa perché prima un'H era dire tanto. Allora, accesso agli archivi, i rapporti sono danneggiati, segue il rapporto 49, bla 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 bla. Nessuno, sì, tutta roba, tutte registrazioni distrutte, pure loro. Visore danneggiato, impossibile trovare l'astronave. Beh, recuperiamo almeno le risorse. Il rapporto termina, la macchinetta inizia a ronzare, a produrre risorse, ho il sigillo ermetico che mi serve. Oh, ottimo, ottimo, si trova così. A caso il sigillo ermetico, per adesso. Più avanti magari si potrà anche creare, ma per ora lo si trova. Quindi facciamoci il nostro visore analitico, quello con cui possiamo analizzare tutto. Tutto, ragazzi, tutto si può analizzare. Si possono analizzare le piante. Adesso hanno aggiunto pure questo. Bene, adesso possiamo anche marcare la nostra destinazione con questo. Forse era già stato aggiunto prima, ma io me lo sono perso, probabilmente.
E con questo si può appunto scoprire tutto, qualunque roccia, qualunque pianta, qualunque animale viene registrata nel database e più avanti, caricando le scoperte sulla rete, si viene ricompensati con delle monete, con del credito, mi sembra che si chiami credito. Ok, registriamo un po' di cosucce. Là, che cos'è? Ah. Qualcosa di sottoterra? Questa mi è nuova. Quindi qua sotto c'è qualcosa, teoricamente. Beh, può essere. Cioè, sicuramente più avanti il modo per scavare sottoterra ci sarà. Nella versione che avevo giocato io bisognava lanciare le granate per terra. Spero che abbiano cambiato questo metodo. Era un po' rude, un pochino rude, poco poco. Allora, ripariamo il motore a impulso. Tac, fatto. Propulsori di lancio morti, perfetto. Il gel di... bene. Roba nuova. Gel di idrogeno e ferrite pura. Ripariamolo, che problema c'è? Piano piano si fa tutto. Tanto nelle fasi iniziali il gioco ci prende proprio per mano e ci dice cosa fare, quindi non è un problema. Allora, adesso si fa questo raffinatore portatile. Teoricamente nel raffinatore dovrei mettere la ferrite sminchiata per fare la ferrite pura. Vediamo un po'. Ah, allora, qua c'è il carburante, qua si mettono gli elementi. Mettiamo appunto la famosissima ferrite sminchiata. Sì, qua è quello che produce. Ok, sì, quindi qua posso mettere la ferrite, la polvere. Sì, no, io sono pure cieco. Eccola qua. Ok. E mo? Ah, il carburante, che stronzo. Va avanti a carbonio, ottimo. Ok, avviamo, ci metterà qualche secondo, ma... pronto, a posto. Ah sì, trasferiamo all'exotuta. Dunque, dunque, dunque. La ferrite è a posto, ci manca... No, l'ho già messo, scusate. Ok. Mi ero accorto di avere l'inventario pieno di dildrogeno. Sono dei cristallini blu che si trovano in giro. Eccoli là, vedete. Poi, adesso la nave dovrebbe essere a posto. Mica che caldo in quel posto. Mannaggia. Non è un pianeta per me questo. Andiamocene via. Io voglio un pianeta congelato. Già qua fa caldo che è estate. Devo ancora andare sui pianeti che vanno a fuoco. Ma che cazzo. Com'è già che si fa il turbo qua? Aspetta, ora che me lo dica il gioco perché... eccolo qua, cerchio, cerchio, cerchio! Via! Ok, ragazzi, direi che per questa volta è tutto. Nel prossimo video penso che vedremo un altro pianeta, giustamente, e le nuove aggiunte. Mi raccomando, supportate il canale. Alla prossima, ciao!